Ragazzi, benvenuti e bentornati su Chrono Trigger. Lo scorso episodio è successo un gran bel casino. Crono è scomparso. Dalton ha preso il posto della regina. Noi siamo stati rapiti, o comunque imprigionati da qualche parte. Non abbiamo più i nostri oggetti. Ah! È come fare la guardia alle pecore. Sono disarmati, non possono fare niente. Mannaggia. Quindi dobbiamo capire come uscire, cosa fare e dove andare. Oh Madonna! No! Il cielo! Siamo stati portati. Il cigno nero! Oh Madonna mia! E ora? Dovremmo essere in grado di arrivare lassù. Ah, per i condotti. Possiamo spiare chi ci ha catturato da qui. Bella roba. Sembra che ci siano più di una cella. Credo, poi non lo so. Non vorrei che ci siano vie segrete. Ah, lì c'è una scala, è ok. Pure qui c'è una scala. Direi che di qua forse possiamo prendere una cassa. Hai trovato l'equipaggiamento di Marl. E già questo. Ok, già si è riequipaggiata con tutto quanto, meno male. Poi là sopra c'è un'altra scala. Ok, se scendiamo lì è un casino. Quindi evitiamo. Forse prima dobbiamo ritrovare l'equipaggiamento di tutti quanti? Qui c'erano scale, no? Mi sa di no. Però non abbiamo controllato. Aspettate. Qui da dove siamo venuti? È ok. Brutti idioti! Come osano mettere le mani su ciò che ci appartiene? Stare facendo qualcosa all'epoca. Prestate attenzione a ciò che fate. Questo sarà il mio trono volante reale. Il mondo si prostrerà ai miei piedi. Ha 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 ha! Bastardo. Qui per esempio cosa c'è? Di qua? Assolutamente nulla. Ragazzi, non so se dobbiamo effettivamente usare le scale. Qui forse sì.
Cosa ci fate qui? Bene. Ottimo. E mo manca quello di rana, che è abbastanza importante come equipaggiamento. Solo che dove potrebbe essere? A qui da dove siamo arrivati noi. E ok. Sto posto è un labirinto comunque. Io non vedo casse. C'è un po' di gente. Ma perché tu sei respawnato? Vabbè. Non ci ha visti a quanto pare. Dobbiamo trovare l'equipaggiamento di rana. Qui già ci siamo stati. Non sono così tosti, eh. Il problema è che non abbiamo cure. Oh! Qui cosa c'è? A posto. Abbiamo recuperato i soldi. Ok. Dobbiamo recuperare anche gli altri oggetti. Ah, qui è dove eravamo chiusi. Che succede? Ayla stare molto male. Ayla non piace le bugie. A posto. Problema risolto. Noi vorremmo entrare qua dentro. Oltre a recuperare l'equipaggiamento di rana, dobbiamo anche trovare tutto il nostro il resto dell'inventario. Perché... E la Madonna. Perché appunto avevamo tutte le pozioni, eccetera. Ottimo. Poi lì ci siamo stati, mi ricordo. E non c'era nulla. Che fa quello lassù? Oh, vabbè, lasciamo perdere. Lasciamo proprio perdere. Qui mi sembra ci siamo stati. Dobbiamo andare di qua. Oh oh.
No, non c'è niente qua. Dobbiamo ritrovare assolutamente l'inventario, Madonna. Vediamo qua. Ma qui siamo stati prima. Allora dobbiamo salire di qua. A posto. È stato semplice. Abbiamo recuperato tutto. Mi conviene usare le mega pozioni. Ok. Qui cosa c'è? Perché? Oh madonna mia, ok. Non dobbiamo andare troppo giù. Cerchiamo di evitarli tutti questi. No, 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 no. Sta arrivando qualcosa. Che succede? Chi cazzo sei adesso? No, 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 no. Che signore dei golem, mo. Ok, non ce l'ho fatta. Lasciamo l'iceberg. Continuiamo così. Voglio dire, prima o poi schiatterà. No, ho paura. Ma che cavolo? Che sta succedendo esattamente? Odio i posti alti. Però dovresti anche morire. Perfetto. Hai la mai perdere. Ce l'ho fatta. Ho finito.
Guardate che belle ali. Questo sì che è un trono degno di un re. Lo chiamerò... il trono celeste di Dalton. E quelle fastidiose zecche saranno le sue prime vittime. Trono imperiale di Dalton, preparati al decollo. No, no, no e no. Fermate la musica. Sì, ci siamo. È il momento. Trono imperiale di Dalton. Partenza. Quell'era... Epoca, in cielo. Può volare? Il suo nome non è Epoca, è il trono imperiale di Dalton. E voi, mi dispiace dirlo, siete solo del bagaglio sovrappeso. Ci penserà il vento a spazzarvi via. Vi agitate come vermi. Malaugurato. È tutta colpa tua. Crono. Ridacci Crono. Oh madonna. Voi. Oh Gesù. Aspetta. All'attacco, signore dei golem? Ce l'abbiamo fatta! Dannato ladro. Epoca, stare bene. Epoca ancora cadere. Non guardate me. Ops. Beh, magari è A. Proviamo a premere A. Ho premuto X e è successo quello. Evviva! Giustizia è fatta! Dalton ha ottenuto quello che si meritava. Perbacco, quella nave vola. Per tutti i girini, dobbiamo persino essergli riconoscenti. Epoca felice, Epoca diventa uccello. Crono. Quel povero stolto. Crono forte, Crono non morire. Crono deve essere da qualche parte. Vado a cercarlo. Dove però? Intanto salviamo. Alcuni illuminati sono sopravvissuti. Ma ok. Questo già lo sappiamo.
Lui di solito vendeva roba diversa, aveva detto, no? Ogni tanto. Tuta dell'eternità, 9.000. Elmo dell'eternità, 7.000. Beh. Voglio dire. Ne posso prendere tre. Visa magica più 5. Vendiamo le armature che non mettiamo. Allora, la pistola al plasma la vendiamo. L'artiglio letale pure. Maglia mesozoica si può vendere. Pure le due toghe della bruma. Corazza raggiante. Falce del capo. Ok, Ilmo dell'eternità lo comprerei. Ok. Si può salvare, io direi di utilizzare una tenda. Vediamo la piazza del villaggio. Che alberello misterioso. Chissà, forse un giorno sarà il primo di tanti alberelli che dipingono di verde il mondo. Il sole continuerà a sorgere e tramontare. Non ci resta che vivere la giornata e avere fiducia nel fatto che domani sarà un altro giorno. E queste cose ce l'aveva già detto. Ah, è bello vedere che la speranza vi ha riportato il sorriso. So bene quanto la disperazione sia contagiosa. Ho visto un uomo dirigersi verso il promontorio a nord. Spero non avesse cattive intenzioni. Voglio prendere il bambino. Madonna. Evviva, evviva! Il tempio del sole di Zera, ok, sì. Un altro straniero è naufragato qui poco dopo di voi. Sembrava essere alla ricerca di qualcuno. Nessuno ha mai visto prima la persona che è venuta a cercarvi, nemmeno nel mondo di sopra. Era per caso un vostro amico? Non è che era Magus? Mi rincuora vederlo così pieno di energia. Anche gli abitanti del villaggio si stanno riprendendo. Hanno solo bisogno di tempo per accettare il loro destino. Dovremmo tutti quanti ricominciare da zero, e non è una cosa semplice da accettare. Allora, sarà il caso di uscire dal villaggio e andare a questo promontorio. Non so quale sia. Vabbè, usiamo l'epoca per volare. Molto semplice. Crono deve essere da qualche parte, ancora. Dove andiamo però? Ah, Capo Nord, ok. Ah, siete voi. Magus. Osservate, giace tutto sul fondo del mare. Il magico regno di Zill è sparito, insieme ai sogni e alle ambizioni della sua gente. Una volta vivevo lì, ma ero un'altra persona. Sì, è il fratello di Scala!
Dimmi di sì. Che succede? Un vortice dimensionale. Allora avevamo ragione. Questo potere non può essere controllato da esseri umani. Oh no, verremo risucchiati nello squarcio. Scala. No, Janus, stai lontano. Sì, è lui. Ma... ma è... un portale temporale? No! Scala! Janus! Dove mi trovo? C'è qualcuno? Non sembra esserci nessuno. Sono forse alla fine dei tempi? Voi? Eravate voi quel ragazzo? Ho vissuto pensando solo e unicamente a uccidere Lavos. Fin da quando ha creato uno squarcio nel flusso temporale che mi ha catapultato nel Medioevo. E proprio quando ero finalmente riuscito a convocarlo nel mio castello, siete apparsi voi a mettermi i bastoni tra le ruote. Non avrei mai pensato di venire risucchiato da un altro portale e ritrovarmi di nuovo in quest'epoca. Ironico, non trovate? Provenendo dal futuro, la mia conoscenza del passato mi ha consentito di convincere la regina di essere un potente oracolo e di fare uscire di nuovo il mostro allo scoperto. Purtroppo neanche la mia conoscenza del passato mi ha permesso di prevedere ciò che sarebbe successo. Il potere di Lavos è incredibile. Di fronte a lui non siamo altro che foglie alla merce delle ali oscure del vento della morte. Se continuerete così, farete la stessa fine di quello stolto di Crono. Come potete disonorarlo? Chi gioca col fuoco finisce bruciato. È una lezione che va imparata presto. I deboli fanno una brutta fine. Chiudi la bocca, Magus. Volete affrontarmi? Togliervi la vita non farà tornare Crono o Sersarius tra noi. Adesso comandiamo Rana. Aspettate. Verrò con voi. Sei impazzito? Ho detto che quello stolto è morto, non che non fosse possibile farlo ritornare in vita. Di cosa stai parlando? Gaspar, il vate del tempo, conosce il modo di ripristinare i flussi del tempo che sono stati deviati dal loro giusto corso. Allora, Magus per ora non ha combo con nessuno. Non so se metterla al posto di Rana. Comunque Rana faceva delle ottime combo insieme a... a coso? A Crono. Mettiamolo al posto di Rana per adesso. Comandiamo Magus. Amuleto di scala, proteggere tutti gli stati alterati. E voliamo, tra l'altro. Ok, quindi le mie supposizioni erano corrette. Allora. Cos'è quello? Quello è...
Come se ci stesse chiamando. Ayla, non piacere Barca. Barca, non piacere Ayla. Il palazzo oceanico? Impossibile. Ehi, guardate quello schermo. Sembra che stia succedendo qualcosa. Anche in questo c'è la mano di Lavos. Ayla, non capire. Pensare troppo, testa esplodere. Cosa sta succedendo al nostro mondo? Non so dove sia il palazzo oceanico, però. Noi dovremo andare alla fine dei tempi adesso. Quindi che sia lui il Vate che è stato teletrasportato qui? Oh, dov'è quel giovane aitante? Capisco. È terribile. Non è molto, ma onorerò la sua memoria con una canzone. La chiamerò In Memoria di Crono. Mi piacerebbe poter fare di più, ma purtroppo non ne sono in grado. Stiamo cercando il Vate del Tempo. Il Vate del Tempo, dite? Lo conosco. Perché volete incontrarlo? Ci hanno detto che sa come risuscitare Crono. Ah sì, strappare alla morte una persona a voi cara. Non siete i primi ad esprimere un tale desiderio e non sarete gli ultimi. Crono sarà molto felice di avere degli amici come voi. Tanto volevo vedere se potevo conferire la magia a Magus. Ehi, è tanto che non vedo il tipo con i capelli a punta. Ehi, ma che avete portato, ragazzi? Questo sa già usare la magia d'ombra, più da insegnare lui a me che io a lui. E quindi dov'è il Vate del Tempo, però? Ehi. Ecco qui, prendete questo. Uovo, hai da mangiare, potrei mangiare? Quello è un Crono Trigger, un uovo del tempo. Colui il quale ha creato le vostre ali del tempo può dirvi come fare per farlo schiudere. Ma sapete che non avrà necessariamente l'effetto sperato. Il Crono Trigger rappresenta il potenziale. I risultati richiedono azione. Se riuscirete a tenere Crono nel cuore mentre proseguite i vostri obiettivi, otterrete i risultati sperati, ma io non posso garantirvi nulla. Ma ora capisco. Sei tu, vero? Aspetta, allora... vuoi dire che sei Gaspar, il Vate del Tempo? Sì, credo che una volta mi chiamavano così. Molto, molto tempo fa. Quello è un Crono Trigger, un uovo del tempo. Il quale ha creato le vostre del tempo può dirvi come farlo. Come fare per farlo schiudere. Quindi dobbiamo ritornare nel futuro. Però il Vate del Tempo non c'era. C'erano le sue registrazioni. Quello che ha creato le del tempo c'erano soltanto le sue registrazioni. Oh madonna. Era questa, vero? Cupola del guardiano, mi sa di sì. Ah, qui posso cambiare il nome. Vabbè.
Non ci interessa. Il Monte dei Defunti cela il potere di risuscitare i caduti, ma non è facile invocare tale potere capace di sconfiggere la morte. Il bisogno deve essere grande, l'esistenza della persona fondamentale. Oltretutto avrete bisogno di un sosia, una bambola identica alla persona in tutto e per tutto. Allora e solo allora il potere farà schiudere l'uovo. Una bambola clone, dovrebbe andar bene. Il mago Nordstein Beckler potrebbe crearne una in un batter d'occhio se solo fosse qui. Come? Non l'avete mai sentito? Beh, adore festival. Trovate una fiera e ci troverete quasi sicuramente anche Beckler. Bene, sappiamo dove andare. E dovremo poi, quindi, andare nel Monte dei Defunti. Che immagino sia questo tipo. No. Sì. Allora, andiamo nel presente. E andiamo al festival, cioè alla fiera. A Piazza Lin. Allora, vediamo se si trova qua magari. No. Non c'è nessuno. La gara in corso non mi interessa. Aspetta. Sì, è lui. E così vuoi la bambola clone di Crono? Di solito non regalo bambole di altre persone, ma oggi farò un'eccezione. 40 punti argento. Te la darò anche se perdo, ma non gratis. Il prezzo varia in base alla prestazione. Non hai abbastanza punti. Abbiamo 6 punti argento. Noi facciamo a guadagnare i punti argento. Ok, ora dovremmo avere tipo 80 punti argento. Non so dove si vedono. Quindi possiamo fare due tentativi nel caso il primo vada male, cosa che sicuramente accadrà. Braccio sinistro, braccio destro, risata, sorpresa. Oddio, questo me lo devo segnare che se no me lo scordo. Allora, carta e penna, come al solito. X, A, Y, B. Sorpresa. Risata. Destro. Sinistro. Appena mi muovo parte un segnale. Il cursore sta andando a troie perché... Madonna! Ok. Allora è il momento di entrare in azione. Sorpresa. Ma che vuol dire? Se avessi giocato... Forse devo essere un po' più veloce? Che vuol dire non ho abbastanza punti? Ah, ne ho 30. Pensavo di averne abbastanza.
Dai, su, facciamo sta gara. Ah, giustamente è Ayla che partecipa. Dai. Io comunque, per sicurezza, venderò anche un po' di roba che magari non mi serve. Però qui non c'è nessuno che vende. Ma ha fatto la risata. Ma sei demente. Gesù, ragazzi. Allora, se i miei calcoli sono esatti, dovrei avere 120 punti d'argento, giusto? No, 135. Pure meglio. Ma non è che magari ogni volta cambiano i comandi? X braccio sinistro, A braccio destro, Y risata e B sorpresa. E allora che cazzo vuoi? Mannaggia tutto! Ok, no, ho provato a rifiutare, ma... Però questa bambola clone è a casa di Crono. Era pure ora. Gesù. Andiamo a casa di Crono, va. Che poi la madre in sé non si è chiesta niente. C'è il gatto, Micio.
Oh, salve, Crono sta bene? Certo, sta benissimo. Spero che non vi stia dando troppo fastidio. Ditegli che se vi fa arrabbiare lo punirò. Sì? Prendiamo in prestito questa bambola, va bene? Ma certo, tesoro. Ok, lei giustamente non deve sapere che... Ah, ma questa è quella che abbiamo... vinto. Voglio sentire questa host. Comportati bene, mi raccomando. Allora, abbiamo la bambola. Che vuol dire che possiamo tornare... nel futuro... Però non di qua. Qui. Ora abbiamo la bambola clone, quindi possiamo andare nel monte dei defunti. Ma questo lo faremo nel prossimo episodio, ragazzi. Io vi ringrazio per l'attenzione, per la visione, per la compagnia e per il supporto, come sempre. E ci vediamo al prossimo episodio di Chrono Trigger. Ciao a tutti, ragazzi.